2 giugno 2019, Festa della Repubblica e Gianluca Facente e Antonio Arcuri e la Fondazione Santa Critelli e Onlus hanno voluto concludere il settimo itinerario di Respirare il Centro con un'escursione che è partita da quella che molto probabilmente dovrebbe essere la vecchia Giudecca di uno dei due ghetti ebraici ed è arrivata a Palazzo Sculco, un excursus anche per gli stemmi della Crotone antica. Abbiamo sentito ovviamente i diretti protagonisti e Linda Monte, che è una delle campionesse di riscoperta dei tratti storici di questa città, che aveva inaugurato proprio questa serie di incontri con l'attuale senatrice Margherita Corrado, che ovviamente attendiamo nell'anche giudizio e, se vogliamo, contributo che da rappresentante del popolo può dare in questa direzione. Abbiamo voluto sentire anche l'odore, il sapore, l'entusiasmo dei cittadini crotonesi che hanno affollato nuovamente queste escursioni e ci siamo fatti, come al solito, una serie di domande. Siamo veramente a un livello di partecipazione importante, e non solo numerica, soprattutto dal punto di vista proprio affettivo e di ricerca. C'è una parte di questa città che vi aspetta ormai, la d'America. Sì, questa credo che è l'angolazione più bella di questa esperienza che stiamo condividendo con Gianluca Facente. Siamo partiti per scherzo con amici di Bologna e Milano un po' di tempo fa e il fatto che pian piano queste escursioni si sono ampliate con la partecipazione di tanti amici non fa che proprio onorarci della loro presenza. Oltretutto, è variegata perché c'è il ragazzino poi di 10 anni con la persona anche di 80 anni e questa è una cosa molto importante, ma soprattutto dimostra che se la città è stimolata risponde. Da imprenditore ti faccio una domanda. Quanto è incredibile che questi tipi di appuntamento siano diventati l'eccezionale in una terra dove, per quello che offriamo culturalmente, storicamente e tutto il resto, dovrebbe essere la normalità. Non c'è l'istituzione, ci dovrebbe essere il fai, non c'è il fai, c'è l'ecambiente. Perché devono poi nascere situazioni e organizzazioni di questo tipo in un territorio di questo tipo e con questa storia? Purtroppo questa è una piaga che il meridione si porta dall'unità d'Italia. Siamo stati sempre abituati ad aspettare sempre gli altri. Questa esperienza, come dicevo, nata per gioco con Gianluca, fa parte un pochino della mia deformazione professionale. Io sono un imprenditore, quindi le decisioni le devo prendere immediatamente, devo essere celere e veloce. E ripeto, è così perché probabilmente nel meridione abbiamo questa cultura che il provvisorio deve diventare definitivo e che sono sempre gli altri a fare per noi. Invece il segnale che abbiamo dovuto dare noi è proprio questo qua. Cerchiamo di unire le forze, infatti io ho fatto più volte in appelli pure con la vostra emittente, di unire le forze. Se ci sono altre associazioni, altri volontari, qualsiasi angolazione possa ampliare questo discorso, noi siamo liberi, anche perché non abbiamo vincoli di nessuna natura. E sotto questo aspetto, lo sottolineiamo noi da giornalisti, la cosa più bella che siete riusciti a trasferire è che questo progetto non è né di Gianluca Facente né di Tonino Arcuri, ma è della città e la città se ne deve appropriare. Sì, noi, io e Gianluca ovviamente abbiamo coordinato, ma lo dico sempre e esteso a tutti, questi amici che ci onorano della loro presenza ogni domenica, ne è la testimonianza, non è un nostro diritto, non è una cosa che abbiamo creato noi, noi siamo stati da stimolo per cercare di smuovere un pochino le acque. Mi pare, senza presunzione, di esserci riusciti e mi auguro che altri soggetti si aggregano a noi o parallelamente. L'altro giorno un suo collega mi chiedeva se ero a conoscenza che a Rocca Bernarda, a Isola Caporizzuto, stanno imitando un pochino questo progetto. Io ne sono più che convinto, anzi,
Se qualcuno ci serve una mano, io e Gianluca siamo a disposizione per consigli o altro. Ce n'erano due. Allora, questo... Una volta tanto un solco viene percorso in questa città, che è una rarità, no? Gianluca e Antonio stanno continuando un percorso che era stato avviato anni fa, con, diciamo, i medesimi buoni auspici. Lasciamo perdere come sia andata quella. Il solco sta arando altra gente, altri entusiasmi, altra voglia di sapere. Quanto è importante per questo territorio? È importante tenendo presente che non è mai la fine della seminagione e quindi bisogna continuare a seminare. E certo nascono germogli interessanti. Io stessa sto conoscendo delle persone e delle autorevolezze di questa città che altrimenti non prima, forse perché avevo la testa, come ce l'ho tuttora, ad altro, però sono patrimoni umani in questo caso che vanno scoperti, amati, soprattutto incoraggiati. Questo significa seminare. Sotto questo aspetto mi sento molto tuo seguace, perché noi siamo di quelli che passiamo come quelli che mettono in evidenza le cose che non vanno, quelli che inesorabilmente spesso sono costretti a parlare male di questo territorio. Quando invece vediamo queste iniziative, questi germogli che crescono, forse non riusciamo neanche a trasferire, non siamo bravi a trasferire quanto siamo felici che invece i germogli crescano e prolifichino. Beh, è difficile, come dire, trasferire le emozioni ad altri. Però quando si vivono, si hanno queste emozioni, si trasmettono anche senza grossa fatica, né fisica e né di atteggiamenti. Per cui credo che questo territorio merita tanto affetto, tanto rispetto. Non pronuncio la parola amore perché è abusata secondo me. Quindi però rispetto per il patrimonio culturale, archeologico, scientifico. Io sto conoscendo delle persone, al di là degli aspetti di questa mattina di cui parleremo, di una straordinaria bellezza. Per cui io dico a me stessa, con tutti i disagi personali, interiori, la tristezza dell'animo che certe volte mi prende, io dico che vale la pena spendersi tutti i giorni, senza strafare, senza sentirsi degli eroi. Però bisogna esserci. E noi per questo motivo Crotone in Forma rimarrà sempre innamorata di Linda Monte. Grazie. Certe volte non lo merito perché non ho un buon carattere, per cui io chiedo scusa a tutti se certe volte, insomma, così. Però è utile che i media, quelli, come dire, non di carta stampata ma virtuali, siano al servizio delle, non dico delle verità, ma delle bellezze, ripeto questa parola, che ci sono non soltanto nella mia persona ma in tanti tanti altri. È un capitolo, è quasi all'alba, il primo uomo domani sarò. Calma. Conoscerò l'oceano, altri mari e mi perderò. Allora, nel periodo romano, giornata arricchita nell'occasione specifica dalla proposta lanciata da Linda Monte dell'intitolazione a Vincenzo Scaramuzza del nascente, si spera al più presto, nuovo teatro, e da anche le incursioni del poeta in vernacolo Picari, che ha deliziato, come state per ascoltare, il pubblico accorso per la riscoperta anche con un paio di liriche. Quando c'è lo sole a sto paese pare che sta proprio in tuo paradiso, un mare azzurro, l'aria è pulita, che ci volesse stare per tutta la vita. Però purtroppo qua una cosa manca, è la fatica. E la gente pure stanca può patire, si deve fare i valigi e se ne addiere.
Una volta sta gettata più brutta, però la gente faticava tutta. Uccelli in ship, droga e delinquenza, ma c'era tanta cosa nella credenza. Mo sta gettata l'ha fatta morire, questa politica che mi fa ridere. Io mi rivolgo a questa amministrazione, che hanno promesso tante cose buone. Cercate di fare cose più concrete. Guardatevi un poco con la rete. Che mi facciano tornare ancora. Questo ultimo appuntamento, che poi ultimo non è, abbiamo anche ascoltato la presenza degli ebrei a Crotone con l'indicazione di quella che molto probabilmente è stata la Giudecca nel centro storico. Hai fatto un passo oltre anche dicendo che non esistono i popoli e le nazioni senza le migrazioni. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica. Cosa significa anche per voi che fate questo tipo di lavoro di ricerca storica? Nulla accade per caso. Noi li abbiamo calcolati i nostri incontri. È un messaggio forte, un messaggio chiaro. Non esiste popolo senza immigrazione, non esiste popolo senza integrazione. Non sarebbero esistite, questo è un dato storico, un fatto storico. Purtroppo non esiste popolo senza guerra anche. È un dato storico anche questo, però bisogna capire cosa è accettabile e cosa non è accettabile. Io lo confermo, senza immigrazione non sarebbero esistite le nazioni, ma è un concetto, a noi ci piace dare delle pillole. Io in giro per l'Italia con Faillo posso sostenere che non c'è eroismo nelle invasioni. Grazie a Faillo io posso veicolare questo messaggio, perché l'essere eroe è un'altra cosa, l'invasore non è un eroe. Attraverso le nostre escursioni, conoscendo i posti, conoscendo quello che è stato il percorso di storico di livello in livello della nostra Crotone, posso sostenere che poi se siamo un buon popolo o meno, no, questo non sta a me. Per me siamo ottimi. Ma è chiaro che non esisterebbe un popolo senza immigrazione, senza integrazione, ma è un discorso a 360 gradi a livello internazionale, direi. Chi non crede a questa cosa è uno sciocco. Ci hai fatto un regalo, anzi l'hai fatto ovviamente agli adepti di questo percorso, 7 incontri importanti, partecipatissimi, e ci hai mostrato come Michello da Ripe, da storpio, da informe, proprio nel suo atto di fede, di migrazione, poi è riuscito a individuare con fatica quello che la dea donna gli diceva: vai a trovare Croton. Sì, Michello è la dimostrazione che quando c'è una volontà divina non ti ferma nulla, nemmeno un difetto fisico. In realtà Michello era sicuramente un principe, era sicuramente un uomo facoltoso, era sicuramente un grande guerriero, e lo dimostra il fatto che portò a termine con grande indecisione, perché poi il racconto mitologico lo dice tutto, ma portò a termine i precetti, l'imposizione del Dio fondando Croton. E noi questa è una storia che insieme ad Antonio condividiamo spessissimo, ci piace. A noi siamo innamorati di un personaggio come Michello. In realtà senza Michello non ci sarebbe nulla. Sarà che, per un parallelismo, forse la nostra società oggi è un po' zoppa, un po' storpia, però da lì si deve ripartire. I fedeli, appena il cerchio solare era ben visibile ad est, scoprivano il capo e un istante dopo si inginocchiavano in segno di riverenza e saluto, rimanendo per lunghi attimi in riflessione e preghiera. Schiere di pellegrini infreddoliti occupavano una serie di scarni alloggi, raggiunti la sera precedente spesso dopo lunghi ed estenuanti viaggi ai piedi del monte. Al calore illuminante dell'astro era ora perfettamente visibile a perdita d'occhio le moltitudini di supplicanti fra i viali di Delfi.
File interminabili di uomini provenienti da posti remoti si incamminavano ancora da Green City verso il cuore della montagna, dove avrebbero atteso, speranzosi, il momento di poter interrogare il sacro oracolo nel ventre del tempio. Centinaia di metri in salita, da percorrere sulla fredda roccia, fra strade immerse nella vegetazione e i primi fumi sacrificali. I soldati focesi, che presidiavano i luoghi di culto, instradavano le folle, indirizzandole a seconda del motivo di quella visita all'ombelico del mondo. A fatica si spingevano a migliaia presso i tesori votivi che circondavano il recinto sacro, fra le esalazioni del sottosuolo, il profumo degli incensi e il lezzo degli animali, ignare vittime che da lì a poco avrebbero sgorgato sangue. L'attesa per l'ingresso alla cripta, dove vaticinava la pizia, poteva durare anche interi giorni, ma questo dipendeva da quanto fosse alto il valore dell'offerta. I sacerdoti, inneggianti dalle prime ore del giorno, incassavano di buon grado ogni cosa luccicante che veniva sottoposta alle loro attenzioni. Coi tesori accumulati, sovrintendevano alla manutenzione dei templi e dei siti, pagando i lavori dei maestri scalpellini e manovali. Retribuivano le guardie, gli inservienti e tutti coloro i quali prestassero servizio affinché ogni cosa fosse ordinata ed eseguita nel rispetto dei riti. Stuoli di mercanti affaccendati a vendere stoffe, pietre preziose e porpora, novità conosciuta grazie ai rapporti con le popolazioni della Fenice, badavano a tenersi ben distanti dai santuari, nel rispetto delle regole e del Dio, il quale avrebbe manifestato la sua disapprovazione in caso di contravvenzione alle regole delfiche. Era severamente vietato infettare i temene con impuri scambi di merce e denaro. Giornata quindi ricchissima e non potevamo che concluderla con un estratto del vero e proprio regalo che vi abbiamo anticipato, fatto da Gianluca Facente nella lettura o nei ampi stralci della lettura di uno dei capitoli della Nuova Creatura che dopo Faillo inonderà le librerie non solo di Cortona della Calabria e di altre presentazioni che sono arrivate e arriveranno anche fino in Grecia, ma anche e soprattutto di un nuovo modo di vedere l'antica e la nuova Crotone.